questi sono, diciamo, i tools da utilizzare per l'installazione del PAPI. Abbiamo un clinometro, un piano di riscontro e una livella lineare. Questa è la nostra unità. Sull'unità avremo l'accortezza di accendere l'unità 10 minuti, un quarto d'ora prima, a 5,2 A, facendo sì che le meccaniche vadano in temperatura prima di iniziare la taratura, perché questo ci permette di essere, quando accenderemo l'unità in fase di collaudo, essere ancora più precisi con le misure. Accendiamo. L'unità è fatta da tre settori. Uno è quello delle parabole, uno è quello delle lenti e uno è quello dei filtri. Questo punto è il punto di riferimento del piano di riscontro che viene tarato in azienda e non andrà mai toccato, mai spostato, altrimenti andremo a perdere quelli che sono i riferimenti meccanico-ottico. Andiamo ad adagiare il nostro piano di riscontro e andremo a posizionarci su quel chilometro. Ma prima vi spiego un attimo come funziona. Questa è una scala graduata dei gradi e questa è una scala graduata dei primi. Stiamo parlando di gradi sessagesimali, quindi un grado sono 60 primi. Se andremo per esempio a impostare il nostro clinometro a 2 gradi e 30 primi, dovremmo abitare senso orario fino al raggiungimento, fino a che lo zero non coinciderà con la barra centrale sul 2 e saranno 2 gradi. Quindi andremo a scorrere fino a portarlo a 30 primi. Quindi in questo modo avremo 2 gradi e 30 primi. Andiamo a posizionare il nostro clinometro in modo lineare e la nostra livellina sul piano delle lenti. La si può utilizzare anche sul piano delle parabole per spostarsela e avere, diciamo, un piano migliore durante la taratura. Questi sono i filtri sono tarati in azienda, questi sono eccentrici e questa parte anche non andrà mai toccata, perché è stata tarata in azienda. Questa è una molla che preme il filtro sugli eccentrici e sono portati al nostro livello ottico. Se uno va a muovere questi punti andrà a perdere quelli che sono i riferimenti ottico-meccanico. Mentre invece queste sono le parabole o riflettori, questi riflettori sono brillanti per un deposito galvanico, quindi il materiale depositato, se sfregato con panni o agenti troppo aggressivi, si rovineranno e diventeranno opachi. Quindi consiglio sempre l'utilizzo per pulire sia le lenti che i riflettori, un panno molto morbido con un detergente liquido neutro. Questa è la sede delle lampade. Ecco, in questo modo per tarare l'unità si andrà ad agire sulle gambe, ma sulle gambe vuol dire agire sulla filettatura. Questi sono due dadi avvitati sul filetto e andranno stretti uno contro l'altro in modo che questo diventi un unico punto dove, ruotandolo, la nostra trafila barra filettata correrà in alto o in basso, quindi alzando o abbassando l'unità. Questa sarà la nostra regolazione. Il dado sopra per il serraggio andrà chiuso solamente quando saremo vicini al nostro punto che il clinometro ci dirà. Quindi quando la bolla sarà nel mezzo del clinometro vuol dire che siamo vicini all'angolo di taratura. Dopodiché, solamente dopo, incominceremo a stringere e a serrare molto bene prima la parte superiore e poi il dado inferiore, che bloccherà il tutto. La gamba non dovrà né vibrare né correre durante, diciamo, le intemperie, il vento o quant'altro. Questo è il coperchio. Una volta tarata l'unità, attenzione al vento, perché questo coperchio fa da vela e potrebbe strapparsi. A
ha un sistema fatto apposta dove, una volta incastrato sulla sua asta, ci impedirà che con la forza del vento si possa sfilare il coperchio. Quindi attenzione quando andremo ad aprire, in caso di manutenzione, che il vento soffiando nel campo ci possa strappare la parte frontale del nostro papi. Qui dietro abbiamo anche due cerniere di bloccaggio dove, una volta bloccate, consiglio di andare a mettere una fascetta, un lucchettino, una vite con un dadino, in modo che rimangano bloccati questi punti e non si possano sollevare. Questo è il nostro progetto, queste sono le nostre unità, questi sono i gradi che noi andremo a tarare. Come potete vedere, rispetto all'angolo nominale sono 20 primi tra ogni unità, ma in caso di ELS tra le due unità centrali avremo 30 primi, ma sempre 20 primi tra la prima e la seconda e tra la terza e la quarta. Cambierà soltanto tra le due centrali l'apertura